Ciao a tutti e benvenuti nel canale di Cinzia la Sglutinata. Oggi non parleremo di cibo e nemmeno di senza glutine. Voglio parlarvi del mio personalissimo percorso per essere più sostenibile. Qui c'è Ariel, lì ci sarà il disturbatore ufficiale Gabriele. E io direi di partire subito con gli ultimi acquisti che ho fatto. Oggi parleremo però solo di più. Ho fatto il secondo acquisto da Friendly Shop. Il primo acquisto avevo preso degli assorbenti lavabili perché, per chi non lo sapesse, ho smesso da poco di allattare e quindi mi è ritornato il magico ciclo. Ho preso appunto degli assorbenti lavabili anche se ho la coppetta. Spoiler! Devo ancora abituarmi un pochino alla coppetta, quindi nel frattempo mi sono trovata bene con gli assorbenti lavabili e ne ho presi altri tre. Io ho preso questi della Ecofemme e hanno un profumo buonissimo, mi ricorda tanto l'India, i loro tessuti arrivano addirittura dall'India. Ho preso il kit ad agosto, ho capito un po' insomma quali possono essere quelli che fanno al caso mio. Ho messi a bagno per 30 minuti in acqua fredda e poi li potete lavare a mano in lavatrice e vanno pure in asciugatrice, quindi sono ottimi, ne ho presi tre. Calcolate che gli assorbenti lavabili hanno una vita di 4-5 anni. Io li avevo presi color naturale, stavolta li ho presi fucsia perché comunque vuoi non vuoi il sangue macchia e bene o male questo non si nota molto. Avevo terminato il dentifricio e quindi mi sono detta, ma sì, dai, è arrivato il momento di acquistarne uno e ho provato questo perché è una marca famosissima, Benne Anna, e questo è al carbone nero. Ho preso il deodorante solido, onestamente non l'ho mai provato, quindi non so, d'estate sudo abbastanza, d'inverno molto meno, però appunto dovrò trovare quello che farà al caso mio. E così va usato bagnato ed è preferibile usarlo magari dopo che uscite dalla doccia. Vedremo che durata ha, vi aggiornerò in merito. Da febbraio scorso, sì, prima che ci fosse il lockdown qui in Sicilia, ho acquistato questo qui, in realtà è il bagno doccia. Io avevo acquistato sempre dell'Omnia Botanica con la carta gialla uno scrub, perché io li uso sempre, lo scrub corpo, e mi ero trovata benissimo, quindi ho deciso quest'estate di comprare anche questo. Per quanto riguarda shampoo, in realtà ancora devo terminare quelli che ho trovato diciamo in offerta e ho voluto prendere questo della Garnier. Propriamente il massimo prenderlo della Garnier, però appunto non avendolo mai provato, dicevo, lo proviamo e vediamo un po', anche perché mi diceva una ragazza su Instagram che molte persone dicono che comunque usare lo shampoo solido fuma propriamente la chioma, anzi lei mi ha detto che l'odore è pieno di paglia, quindi io spero che non sia così, però ancora non so, quindi vediamo se mi trovo col sapone solido, se no cercherò qualcosa di comunque alternativo e fatto magari con qualche confezione riciclabile. Se sentite questo rumore in sottofondo mi dispiace, ma mio figlio è qui con noi e quindi non posso fare altrimenti. Ho preso invece come balsamo, perché questo era terminato, questo qui che l'ho trovato appunto alla Lidl. La marca è PH Bio Green, ne parlavano bene, è una cosina proprio piccolina, ho detto ma sì dai proviamolo. In realtà l'ho già usato e devo dirvi che l'odore non è niente male, i capelli sono molto morbidi, quindi va applicato sulle lunghezze, poi l'ho lasciata agire, io ho passato pettine in legno per districare meglio i capelli. E per quanto riguarda invece spazzole e pettine, io ho spazzole e pettine in legno. Per quanto riguarda lo struccaggio invece, anni fa usavo l'olio di cocco per struccare anche gli occhi e mi trovavo benissimo, non l'avevo più trovato ma è da qualche mesetto appunto che ce l'ho, solo che lo alterno con dei prodotti che avevo già acquistato. Dicevo prima, ho in uso ancora determinate cose e quindi è giusto che termino tutto quello che ho e poi prenderò qualcosa di molto più sostenibile. Dischetti invece calcolate che più quelli usa e getta da un anno e mezzo, due anni,
Li ho presi su Amazon e mi ci trovo molto bene, solo che quelli che io ho vanno bene per il viso. Poi magari vi metto il link qui sotto, interessa qualche dischetto, io ho messo appunto alcune cose sulle che trovate giù nell'info box. Tra parentesi, ho un link affiliato, però io ve lo dico così voi sapete. Andando al viso, struccaggio, olio di cocco, questa saponetta della Nivea, che devo dirvi che è molto buona. Se trovo qualcos'altro di un po' meno commerciale lo comprerò. Penso che sia tutto. La cosa secondo me più importante per essere il più possibile sostenibile è evitare di comprare plastica. Io ci sto lavorando, sarà una cosa lunga, però soprattutto per quanto riguarda magari la cucina devo impegnarmi molto di più, però per quanto riguarda appunto queste cose qui e anche per i bambini ho comprato un detergente della, ve lo metto qui così lo vedete, e con la plastica riciclata, quindi un bel bottiglione di plastica riciclata e bio. Devo dirvi che mi trovo benissimo, bagno schiuma che è come shampoo, anche se poi alla bimba uso anche i miei prodotti, perché uno dirà una chioma come quella mia bella fluente, cioè non sembra una bambina di 5 anni ma sembra che abbia dei capelli di un'adulta. E quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto, ne arriverà presto un altro, non tanto presto, però spero di farvi vedere quello per quanto riguarda la cucina. Ma come vi dicevo prima, sto provando diversi prodotti e sto pian pianino comprando altro, e lo stesso poi sarà per quanto riguarda lavaggio vestiti. Già ho qualcosina in uso, però non vorrei mischiare tutto. Se non sei iscritto al canale ti invito a iscriverti per supportarmi, mettere un like, condividere se l'hai trovata interessante e dirmi se magari anche tu hai comprato qualcosina e mi vuoi consigliare qualche prodotto, è sempre ben accetto. Noi ci vediamo alla prossima, ciao! Ci sembra un gatto mio figlio, sta giocando con la confezione, un po' si ci mette pure la testa, comunque.